la strada correrà lungo il piano più o meno di piano di campagna, sarà più elevato ovviamente, lungo la linea naturale di congiunzione tra il piede del poggio del comune, diciamo, e il piede della collina di San Gimignano che degrada. Fino poi ad arrivare in questa zona qui, dove ci sarà un sottopasso per cavalcare la strada storica di Santa Margherita, questa qui, correre qui e in elevato attaccare le gallerie. Secondario che arriva alla zona artigianale di Fornano, votatore oggi già esistente. Questa è di nuova realizzazione, connetterà con la viabilità comunale, i servizi comunali, sì, di prossima realizzazione. E qui il piano strutturale prevede dietro a questo fabbricato, che è quello giallo laggiù, che è Mugnaini, la nuova sede dell'azienda. Qui dietro il piano strutturale prevede la nuova isola ecologica e un'area per il terminal merci, perché una vecchia idea che vorremmo realizzare è quella di riuscire a fare un punto di distribuzione delle merci, per poi di quelle che vanno ai negozi del centro storico, per evitare l'attraversamento la mattina di tutti i camioncini che vanno a rifornire singoli esercizi, un punto di attracco per poi una redistribuzione con mezzi elettrici eccetera più sostenibile all'interno del centro storico. Da questo snodo si raggiunge bene il centro storico, Poggi Ponzi verso l'ospedale e con la nuova circonvallazione i quartieri periferici, senza più attraversare la zona a maggiore valenza turistica del Piazzale, Via dei Fossi, eccetera. Siamo di fronte a una delle opere pubbliche più importanti del dopoguerra, lo possiamo dire senza, ripeto, eccessi di enfasi, perché così è. Questa è un'opera pubblica sicuramente la più discussa, la più analizzata, la più indagata, che ha avuto due varianti al piano regolatore generale, quindi un'opera che ha avuto una discussione lunghissima, ampia, profonda in tutti i sensi. Vorrei anche ricordare qui il contributo, per certi versi decisivo, delle amministrazioni comunali che si sono succedute in questi 20 anni, perché il dibattito sulla circonvallazione inizia alla fine degli anni 80, inizia anni 90, con i primi studi di fattibilità, con i primi tracciati, con le prime ipotesi di tracciato, e si è snodato lungo gli anni 90 e gli anni 2000. Le motivazioni di questa esigenza, telegraficamente. La prima, la più importante dal mio punto di vista, la tutela del centro storico e la liberazione della città antica e del suo impianto murario dalla morsa del traffico veicolare e quindi del conseguente inquinamento, con la conseguente creazione di una ZTL lungo Viale dei Fossi. La seconda, un migliore e più rapido attraversamento della collina di San Gimignano ad ovest per quel traffico diretto alle zone del Pisano Livornese e della Valdezza Fiorentina. Il terzo motivo, un migliore e più rapido collegamento a valle tra i quartieri periferici di San Gimignano e con i servizi in essi contenuti, Belvedere e Santa Chiara, le scuole e lo sport, Santa Lucia, avranno con questa circonvallazione una immediatezza di collegamento, una rapidità e una maggiore facilità di fruizione. Ancora, la possibilità di operare una efficace redistribuzione dei flussi veicolari di natura turistica tra il sud e il nord della città, la possibilità di creazione, come abbiamo scritto nel piano regolatore, nel nuovo piano strutturale, di un nuovo parcheggio scambiatore in località Fugnano e di una conseguente riorganizzazione di alcuni servizi ubicati proprio nell'area di Fugnano. L'attivazione di un'area a servizi in località Santa Chiara, anche questa disciplinata e prevista dal piano strutturale. Io credo che quest'opera sia destinata a cambiare le abitudini dei sangiovignanesi e a ridisegnare lo schema degli accessi alla città, la fruizione di alcuni servizi, il miglioramento di tutta una serie di collegamenti. Per questo, e chiudo, si tratta davvero di una opera storica. Quindi dalla zona artigianale di Fugnano si sviluppa un primo tronco di strada
che raggiunge una prima dotatoria intermedia che servirà a connettere la viabilità comunale di prossima realizzazione per i servizi che sorgeranno in questa zona, e da questa dotatoria intermedia poi si correrà ad intersecare la strada storica di Santa Margherita, che scavalcheremo con un sottopasso, fino a raggiungere il piede della collina di Santa Chiara. Collina di Santa Chiara, dove realizzeremo due gallerie artificiali per superare questo vincolo orografico, e aggirata la collina correremo verso la strada provinciale 47, dove verrà realizzata una nuova rotatoria. Per intenderci, dove ora passo la freccettina del mouse, c'è il parcheggio e lo svincolo che conduce a Santa Chiara, all'abitato di Santa Chiara. Il progetto è dell'amministrazione provinciale, insieme ovviamente al comune di San Gimignano. Un progetto importante che si è diviso in due lotti, il primo e il secondo, e che la Fondazione ha finanziato entrambi attraverso un progetto pluriennale, che sono quei progetti che per statuto noi riserviamo solamente ai nostri principali soci, cioè al Comune di Siena e all'amministrazione provinciale di Siena. Tenete presente, per quanto riguarda l'amministrazione provinciale, questo sostanzialmente ad oggi è il terzo cantiere, insomma, per dimensione. Io vorrei dire che il lavoro delle istituzioni, sostenuto diciamo dalla Fondazione, consente in questo territorio di tenere alta la leva degli investimenti pubblici. Ecco, tutti noi poi auspichiamo che si possano concludere i lavori nei tempi diciamo previsti dal contratto, e questo ovviamente sarebbe un dato particolarmente importante e significativo, insomma, per la realtà di San Gimignano e per tutta la provincia di Siena.